Buonasera in studio Massimo Bonella per il notiziario Istria. Oggi alle 19.46, scattate in questo momento, state ascoltando Radio Saius TV di Treviso. Dunque, Istria Oggi in collaborazione con Unione Italiana di Fiume. Prima però dobbiamo andare con una notizia importante, una grave notizia, ci è appena giunta in redazione, quindi apriamo, come dire, questa piccola parentesi nello spazio del notiziario dell'Istria per aggiornarvi di un grave incidente che è avvenuto questo pomeriggio, siamo intorno alle ore 14 a Livorno, precisamente al porto. E praticamente sappiamo che sono morti due operai, c'è un terzo in condizioni critiche. Vicinanza e cordoglio nel frattempo sono giunte per la morte di due operai in questa esplosione, è stata espressa dal Premier Gentiloni al Sindaco Nogarin. Di tragedia immane parla Nogarin, più forte del dolore in questo momento è solo la rabbia, tutto questo è inaccettabile. La CGIL parla di preoccupante inversione di tendenza per la sicurezza sui posti di lavoro. Salute e sicurezza devono essere priorità nazionale, dice Barbagallo della UIL. Furlan della CISL twitta: basta morti sul lavoro. 1° maggio sarà giornata di lotta e di denuncia. Non si capisce come mai hanno tolto il contratto di formazione, i 2 anni che intanto, diciamo, le persone venivano formate e praticamente sapevano poi come svolgere la mansione. Ecco, dico questo perché all'epoca c'erano meno infortuni sul lavoro. Dunque, andiamo avanti, allora entriamo con il nostro notiziario previsto, Istria Oggi, dunque puntiamo l'attenzione su Parenzo. Venerdì 3 marzo alle ore 17 si terrà presso la sede della Comunità degli Italiani di Parenzo la cerimonia per il conferimento dei premi ai migliori sportivi del 2017 della Comunità Nazionale Italiana di Croazia e Slovenia. L'evento si aprirà con le esibizioni del gruppo di ballo della Comunità Italiani di Parenzo, Break Dancer, e del gruppo vocale della Comunità degli Italiani di Parenzo, Le Parentine. Successivamente verrà presentato l'ospite d'onore Cristian Ghedina. Seguiranno le premiazioni delle diverse categorie. La cerimonia sarà preceduta alle ore 16.15 dalla conferenza stampa con Cristian Ghedina. L'evento è stato organizzato dall'Unione Italiana in collaborazione con l'Università Popolare di Trieste, il CONI Friuli Venezia Giulia, la Comunità degli Italiani e la città di Parenzo. Venezia. Si è tenuta venerdì scorso a Venezia, presso l'Istituto Provinciale per l'Infanzia Santa Maria della Pietà, la Festa del Popolo Veneto 2018, istituita in occasione della ricorrenza della fondazione del capoluogo Veneto. Nel corso dell'evento si sono tenute le premiazioni della 7ª edizione del concorso Tutela, Valorizzazione e Promozione del Patrimonio Linguistico e Culturale Veneto, dedicato alle scuole venete e alle scuole in lingua italiana dell'Istria. 6 sono gli istituti scolastici istriani premiati: la 6 di Cittanova, la 6 Vincenzo e Diego De Castro di Pirano, la 6 Giuseppina Martinuzzi di Pola e la sua sezione di Gallesano, la 6 De Amicis di Buie ed infine la SMSI Dante Alighieri di Pola. Il concorso, che si propone l'obiettivo di rispolverare le radici della tradizione e valorizzare l'identità veneta attraverso le future generazioni, è stato promosso dalla Regione Veneto in collaborazione con UNPLI Veneto e con l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto. Il Fiume. Si è svolta venerdì scorso la 6ª edizione del corso di aggiornamento presso la Facoltà di Lettere e Filosofia del campus di Tersatto. Il corso è stato suddiviso in diversi moduli. Venerdì si è tenuta la prima sessione dal titolo L'italianistica contemporanea, lingua, comunicazione e cultura italiana, dedicata agli insegnanti di classe
e agli educatori è rivolto a coloro che usano la lingua italiana nel loro insegnamento. A giugno si proseguirà con altri due moduli. L'evento è stato organizzato dal Dipartimento di Italianistica di Fiume in collaborazione con l'Agenzia per l'Educazione e la Formazione, l'Istituto Italiano di Cultura di Zagabria e l'Unione Italiana con l'Università Popolare di Trieste, con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Vi ricordo che state ascoltando il notiziario Istria Oggi in collaborazione con Unione Italiana di Fiume. Questa è Radio Science TV. Proseguiamo con altre notizie. Dunque, Crevatini, sabato 31 marzo alle ore 18, la comunità degli italiani di Crevatini vi invita alla mostra fotografica Crevatini un tempo, volti e storie di vita presso la Casa della Cultura. L'evento sarà uno spazio culturale affettivo nel quale verrà valorizzato il prezioso materiale fotografico donato dalle famiglie autoctone e riguardante la popolazione di Crevatini, ritratta nel periodo che va dalla fine dell'Ottocento allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Veniamo a Lubiana. Giovedì 29 marzo, nell'ambito del Festival Kinotrip, organizzato in collaborazione con l'Istituto di Cultura Italiana Lubiana, sarà proiettato il film in lingua italiana dal titolo Sicilian Ghost Story, sceneggiato e diretto da Fabio Grassadonia e Antonio Piazza. Poi ancora abbiamo il tempo per un'altra news da Isola. Mercoledì 28 marzo alle ore 17 presso il Palazzo Manzioli, la comunità degli italiani Pasquale Besenghi degli Ughi di Isola organizza Pastrocchi da favola, attività bambini, un appuntamento dedicato alla creatività dei piccoli. Durante l'incontro i bambini ascolteranno le storie e disegneranno. L'incontro è aperto a tutti i bambini tra i 5 e i 9 anni. Dunque, prima di chiudere, vi ricordo ogni giorno l'appuntamento con l'informazione della nostra comunità degli italiani che vive in Istria. Se ne parla infatti alla radio di Trieste, o alla RAI di Trieste, tutti i giorni nel corso della trasmissione La voce dell'Istria. Praticamente ogni giorno a partire dalle 15:45 c'è il breve notiziario, poi dalle ore 16 con la trasmissione Sconfinamenti fino alle 16:45. Ogni giorno in AM sui 936 kHz dalla RAI di Trieste. 19:54 è tutto per il notiziario dell'Istria in collaborazione con Unione Italiana di Fiume. Vi ricordo i prossimi appuntamenti che poi saranno le repliche, cioè tutti i giorni escluso il martedì. Noi ritorniamo con la nuova edizione al mercoledì, sempre alle 19:45. È tutto da Massimo Bonella, l'augurio di un buon proseguimento con i nostri programmi.